Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se non dici tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video, ragazzi, vi porto una breve diciamo top di tutti quanti i glitch funzionanti e quelli più efficienti che ci danno abbastanza soldi, insomma. E quindi andremo a vedere una breve top 4, ragazzi, 4 glitch funzionanti, ancora funzionanti tutt'oggi. E andiamoli a vedere uno per uno, ragazzi, perché comunque sono 4 glitch che meritano, almeno secondo me meritano, ragazzi. Qualcuno di voi sicuramente li avrà già riconosciuti, però andiamo a vedere più nel dettaglio. Questo, ragazzi, è il glitch che ci droppa i soldi, ragazzi. Con questo glitch, facendo questo glitch, prendendo un'auto, andando all'aeroporto, insomma, chiamando Lester, ci droppa dei soldi, ragazzi. Quando andiamo all'aeroporto ci droppa all'incirca $1000 ogni due secondi. Con esattezza, ragazzi, sono $30,000 al minuto. Per 10 minuti facciamo 300,000, per 100 minuti, che è 1 ora e 40, ragazzi, facciamo quanto cazzo famo? Boh, mi sono scordato, famo 2 milioni e 100,000, qualcosa del genere, ragazzi, nel giro di 1 ora e 40. Nel giro di un paio di ore comunque andremo a fare qualche milioncino, insomma, che non è affatto male, ragazzi. Passiamo al secondo glitch, ragazzi. Il secondo glitch, che comunque anche questo è un glitch fondamentale, perché ci aiuta a, diciamo, mettere le ruote di Bennis su qualunque veicolo. Questo glitch è molto buono, ragazzi, anche perché comunque ci consente di passare tutte le modifiche a un veicolo che non abbiamo mai modificato, e quindi andremo a risparmiare dei soldi, ed è fondamentale. E in più, e andiamo a mettere tutte le ruote di Bennis su tutti i veicoli che noi vogliamo, ragazzi, perché con questo glitch possiamo passare tutte quante le modifiche. Allora, ragazzi, tutti questi glitch di cui vi sto parlando li trovate sul canale e sui corrispettivi canali del Team Glitch, ragazzi, quindi vi basterà andare o sul mio canale e tornare un pochino indietro, dove non c'è scritto facciato, vuol dire che il glitch è ancora funzionante. Io, per esempio, a quello del Money Drop avevo scritto facciato perché comunque mi avevate rotto un pochino le palle e mi ero stufato di rispondere a persone che comunque scrivono facciato. Provare, però, ragazzi, provare non costa un cazzo. Questo, ragazzi, è il terzo glitch della classifica top 4. Allora, questo glitch, ragazzi, serve per duplicare le auto all'Arena War. Anche questo lo trovate sul canale, l'ho pubblicato in questi giorni. È ancora funzionante, è un ottimo metodo perché ci permette di duplicare 25 auto alla volta, ragazzi. E non è una sciocchezzuola, insomma, 25 auto alla volta per una leggera spesuccia, diciamo che sono abbastanza buone. E soprattutto, ragazzi,
Cioè, sono bei soldini, che cazzo vi devo dire, raga? Questi sono glitch che vanno una bomba. L'ultimo glitch, ragazzi, che vi sto proponendo è quello del nightclub con la crew buggata, ragazzi. E questo glitch è ancora tuttora funzionante, molti lo stanno usando, è ottimo come glitch, ci sono delle crew buggate. E ragazzi, basta, come ho già detto, andare sul canale e trovate tutti quanti i glitch di cui vi sto parlando. Questi quattro glitch sono mostruosi, ragazzi, sono funzionanti, sono tutti quanti funzionanti. La Rockstar si sta dando all'ippica, scusate ragazzi, si sta dando all'ippica, perché molto probabilmente avranno altri cazzi da fare su Red Dead Redemption e altre cazzate. Comunque sia, ragazzi, questi qui sono i quattro glitch, come state vedendo a video. Diciamo che io adesso ve li lascio così, lo so, magari è un video un po' strano, non l'avete mai visto da nessuna parte, però vi volevo fare una top 4, ragazzi, dei quattro migliori glitch che secondo me al momento sono i migliori glitch e stanno funzionando alla perfezione, ragazzi. Quindi, che dirvi, non ho veramente nient'altro da dire. Questi glitch sono qualcosa di mostruoso. Io penso che se ne approfittate non fate un soldo di danno, ragazzi, anzi il soldo lo fate, lo guadagnate e lo mettete da parte, anche perché di questo periodo i soldini servono, ragazzi. Quindi, come ho già detto, ricordatevi di passare in descrizione, ricordatevi di passare nei canali del Team Glitch, ragazzi, dove ci sono tutti quanti i glitch di cui vi ho parlato, li trovate anche sul mio canale. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao belli! Just know, yeah. So come on, let's go.